Si apre una guerra di campanile, l'ennesima tra L'Aquila e Pescara, ma questa volta per un quadro. La diatriba si accende sulla straordinaria tela di Francesco Paolo Michetti del 1880 e Morticelli, che oggi si trova in città, nella nuova sala dedicata all'Ottocento e al Novecento al Munda, inaugurata dalla direttrice del museo, Maria Grazia Filetici, che lascia l'incarico a poco più di un anno dall'insediamento. Il Munda oggi è un organismo autonomo che non è più sotto la direzione regionale dei musei. Nei giorni scorsi il consigliere regionale del PD, Antonio Blasioli, denunciando le carenze di organico a casa d'Annunzio, aveva parlato di una spoliazione di opere fatta in sordina. La Filetici, inaugurando la nuova sala del museo, ha sottolineato il ruolo di quest'opera che è al centro dell'esposizione e il nuovo spazio è costruito proprio attorno ai Morticelli. Il Museo Nazionale d'Abruzzo lo acquistò nel 2005 e da allora è stato nella casa natale di D'Annunzio a Pescara. Qui entra in gioco Pescara. Per il riallestimento delle sale di 800 e 900, il Munda ha chiesto e ottenuto di avere opere in deposito presso la casa natale di D'Annunzio. Tra queste il Morticelli. Le operazioni di prestito sono consolidate, ma Blasioli ha attaccato la direzione regionale, che non avrebbe concordato tali spostamenti con le istituzioni locali. Casa D'Annunzio al momento è interessata da lavori di restauro. In Casa D'Annunzio e Morticelli hanno sempre avuto però un ruolo espositivo di preminenza. Il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, il 5 novembre scorso, si è rivolto alla sovrintendenza anche per sollecitare il ritorno a Pescara dell'opera, sottolineando come la stessa fosse stata molto amata dal Vate e citata da questi nei suoi scritti. Ora è da comprendere se l'esposizione aquilana è temporanea, ma sembra improbabile dal momento che si è puntato proprio su quest'opera per allestire la sala. A rimpinguare il fuoco ci pensa Marzio Maria Cimini, curatore della mostra D'Annunzio Segreto a Casa D'Annunzio. Il Museo Nazionale Gabriele D'Annunzio, casa natale del poeta, a Pescara non ha rappresentato un luogo di esilio, ha rappresentato in questi anni un luogo di evidenza di quadri che altrimenti sarebbero rimasti nei depositi del Munda. Dispiace molto pertanto constatare come questi quadri siano ritornati all'Aquila dopo alcuni anni in cui erano visibili in un museo importante, in un museo nazionale, anzi in un museo che è diventato nazionale 30 anni prima del Museo Nazionale d'Abruzzo, quasi nottetempo, senza nessun genere di dialogo tra le istituzioni, tra questi due musei. Dispiace constatare come non vi sia stata nessuna attenzione per questo ritorno all'Aquila di quadri e che i pescaresi non abbiano in nessun modo manifestato il loro disappunto, il loro dispiacere per aver perso un quadro che è nato sulla marina e che forse stava meglio al mare.